Un'apposita macchina inviata da una ditta straniera verificherà lo stato di ossidazione delle guaine dei cavi di precompressione. È quanto ha affermato l'ingegnere dell'ANAS Marco Moladori, responsabile area compartimentale della Calabria, in merito alla vicenda del viadotto Cannavino che, lo ricordiamo, nel corso della messa in sicurezza di una delle campate che tanto aveva fatto discutere per un suo abbassamento, la ditta incaricata ha riscontrato per l'appunto l'ossidazione della guaina che contiene questi cavi. Un imprevisto che è stato rilevato nel momento in cui gli operai della ditta hanno iniziato i lavori presso l'arcata e che solo in questa circostanza si poteva individuare. Ha chiarito in modo definitivo, in merito alle voci circolate in questi giorni, l'ingegnere dell'ANAS Marco Moladori e che una volta verificato lo stato di ossidazione si prenderanno i dovuti provvedimenti con la chiusura del ponte che si potrebbe protrarre di qualche settimana. Nel frattempo, sempre l'ingegnere Moradori invita ad un maggiore senso civico nei confronti di coloro che sono costretti a percorrere in questo periodo i percorsi alternativi con una serie di chiarimenti. Qualcuno si è permesso di dire su alcuni giornali, su alcuni siti che i percorsi alternativi del Cannavino sono al collasso. Notizia è stata mai più falsa, nel senso che i percorsi sono scorrevoli e lo stesso capo della Polizia Stradale ci ha rappresentato attraverso dei controlli che lui fa con le pattuglie di Polizia Stradale, ma li facciamo anche noi, però è bene che parli anche la Polizia Stradale sul tema. Ha verificato con le sue pattuglie che i percorsi sono scorrevoli, per cui i flussi non si presentano delle criticità particolari, allo stato attuale i flussi sono assolutamente sotto controllo. Naturalmente voglio fare anche qui una sollecitazione a tutti e invitare tutti quanti, nessuno escluso, cioè quindi a maggior senso civico, perché siccome i percorsi alternativi non possono avere la stessa sezione della Della statale, i percorsi giusto. alternativi no, sono più ristretti. Perfetto. Se cominciamo a lasciare le macchine in doppia e tripla fila, è evidente che si possono creare in alcuni punti delle strozzature. Per cui invito tutti quanti a rispettare il codice della strada. Quando ci si deve fermare, si deve parcheggiare, c'è lo spazio per parcheggiare, si parcheggia senza lasciare la macchina, no? Fare la sosta selvaggia. La polizia stradale e la polizia provinciale mi hanno già riferito che stanno elevando numerose contravvenzioni in tal senso. Se il cittadino rispetta le regole diciamo si può circolare sui percorsi alternativi con serenità, secondo me non avremmo nessun tipo di problema.